professore è poi una persona estremamente disponibile, non è come si può immaginare il mega cattedratico che si siede lì e getta sassi nello stagno, no, è una persona assolutamente disponibile, gentile, parlo con tutti, l'ho già portato in Italia 5 volte. 4 volte in occasione di seminari di sport marketing con Milan, Juventus, Inter, Manchester e il responsabile mani del UEFA Champions League. Poi l'ho portato alla scuola centrale dello sport a Roma e ogni volta lui ha lasciato veramente cadere, cioè ha lasciato perdere di saggezza tutto, assolutamente. Lui ha detto smettiamola di pensare allo sport marketing come nome sulla maglia, come semplice cartelloni, deve essere una cosa completamente diversa. Quindi dovete creare una vera e propria partnership, non pensare solo a voi come è stato fino a 2 anni fa, 3 anni fa. Questa è la sua partnership. Si diceva prima il tema del creare valore, no? Quindi in questo momento di crisi anche questo seminario, insomma, è questo che noi vogliamo, sì, una cosa che sono stato molto lungo con loro, ma comunque una cosa importantissima è questa. Lui dice benissimo, ci sono tempi di crisi, però non stiamo fermi, facciamo un passo in avanti, non stiamo bloccati in questo periodo di crisi, cerchiamo di trovare delle soluzioni alternative, cerchiamo di creare valore in maniera diversa rispetto al passato. Lui quello che ha detto appunto, che penso sia scritto se non mi sbaglio sul volantino, sulla brochure, è benissimo, noi siamo in tempi di crisi, le aziende devono stravolgere quello che hanno fatto fino adesso, devono pensare a come al prodotto, come, che cosa il cliente vuole, non mettersi loro e il cliente, prima il cliente e poi loro, pensare a come al costo del servizio o del bene, e poi pensare a come farlo, quanto farlo pagare e a come riuscire, come farsi pagare, in che modo farsi pagare. Quindi completamente stravolto l'idea iniziale di come si faceva marketing in passato. Lui ha fatto un esempio bellissimo nell'ultimo seminario che ho visto con lui in America, era Walt Disney Resort a Orlando, hanno un database in cui lei compie gli anni fra un mese, le mandano un voucher in cui lei è ospite in tutto, mangiare, dormire, un giorno, due, quando è il suo compleanno, lei non va da sola, va con gli amici, va con il fidanzato, va con la famiglia, quindi loro hanno già recuperato da quel punto di vista. E ci piace molto l'idea di destinare questa cosa ai giovani, perché soprattutto sono i giovani che devono cominciare a sentir parlare di strategie innovative e che cosa è possibile fare di innovativo in questo settore. Ci tenevamo sia io che Giorgio Gandolfi ad essere presenti a Brescia, perché effettivamente è un mix di cultura, imprenditoria, barra economia e attività sportive. Nel senso che adesso da una ricerca che abbiamo fatto, però anche così credo, possiamo benissimo intuire, il gran numero di società sportive che ci sono a Brescia e di, con alterna fortuna, vedi il rugby, vedi il calcio, il basket che sta riemergendo, però il numero è impressionante. Potremmo definirla una città, una provincia ad alta densità sportiva, perché da un punto di vista economico è inutile che vi dica io, la vocazione industriale, piccole industrie, artigianati in particolare, però di tutto poi adesso parliamo della città, ma anche la provincia è una delle più estese, più popolose e più, passatemi il termine, imprenditive d'Italia, insomma, no? Abbiamo dei centri assolutamente. E di conseguenza, secondo me questo qui, nella mia fantasia,
e nella mia simpatica passata una presunzione, è quella che Brescia potrebbe essere veramente trovare terreno fertile, quello che diceva Giorgio prima, poter magari in futuro pensare ad una formazione proprio improntata al marketing. A margine di tutto. Io credo che quello che lui, che Torresani ha detto, è estremamente importante, ma volevo sottolineare questo, che sarebbe ancora più importante riuscire a convogliare e mettere insieme, sedersi a un tavolo con gli imprenditori, non solamente con l'università, perché l'imprenditore dovrebbe capire che questo porta dei grandi vantaggi a loro. Un vantaggio non essere prima di tutto per gli studenti, logicamente, ma ci deve essere uno sbocco dal punto di vista universitario nei confronti dell'imprenditore. Se l'imprenditore capisse l'importanza di questa cosa, che va a vantaggio anche loro, perché anche a livello aziendale, marketing visto sì, però manca una certa specializzazione, manca una certa apertura, e anche lo sport marketing può dare delle aperture diverse anche a chi fa marketing a livello aziendale normale. Noi abbiamo infatti voluto aprire la cosa sia alle aziende, sia allo sport, sia all'università, prima di tutto che ci ospita, poi allo sport, ma anche alle aziende. Noi abbiamo sottolineato per ogni azienda di ogni settore e dimensione, dalla piccola alla grande.